Elena, cittadina di Vigonza, è titolare di una gioielleria qui in comune. Lei un lavoro ce l'ha, ma come tutti lamenta delle grosse difficoltà a portare avanti la propria attività. Sì, come ben sta dicendo, qui la situazione è sempre più grave. Perché come in tutto il nostro paese soffriamo di questa crisi economica pesante, e a cui si aggiunge ovviamente la pressione fiscale di cui non abbiamo assolutamente bisogno. La gente spende sempre meno, cerca giustamente di non sprecare gli unici soldi che gli rimangono e chi ne soffre è sempre il cittadino che è in prima linea nei loro affari. Quindi noi quello che proponiamo sostanzialmente con questa protesta è quello di avere un obiettivo preciso che sia un blocco del pagamento delle tasse. Noi dobbiamo fermarci a pagare queste tasse perché non sono necessarie, servirebbero altri tagli, non quelli al paese, ma quelli ai politici che fanno sempre i loro interessi. E di nient'altro parlano che di spennare noi poveri cittadini. Quindi mi raccomando, l'importante è smettere di pagare, bisogna che facciamo uno sciopero fiscale definitivo e ci mettiamo tutti d'accordo in questa cosa, perché bisogna essere uniti, uniti si può vincere.